È scattato ieri il ritiro del Pescara a Palena, ma la squadra è ancora decisamente incompleta, anche oltre le aspettative. In questa fase embrionale della stagione si mette in conto di avere un organico da completare, ma la sensazione è che si sia più indietro del dovuto, anche tenendo presente che una parte del gruppo, che da ieri lavora a Palena, lascerà la maglia biancazzurra nelle prossime settimane. Viene da pensare ai giovani Belloni e Bocic, ma occhio anche a Frascatore, Cancellotti e Rasi, le cui uscite possono liberare spazio all'innesto di altri terzini. Vanno inseriti elementi a centrocampo. Ieri ha sostenuto le visite mediche lo svincolato Luca Mora, che poi ha firmato il contratto e si è messo subito a disposizione di Alberto Colombo. Nelle prossime ore farà lo stesso Emmanuel Jabua. Innesti che si aggiungono ai giovani Lombardi e a Germinario, quest'ultimo proveniente dall'eccellenza piemontese. Troppo poco. Ecco perché il presidente Daniele Sebastiani e il DS Daniele De Licari stanno spingendo per l'arrivo di Salvatore Pezzetti, a cui affidare la regia della squadra, ma senza risultati. Il giocatore attende ancora proposte dalla B e tarda a dare il suo sì. Si complica la strada che porta a Igor Radrezza, il fantasista della Reggiana, sul quale nelle ultime ore sta concentrando le sue attenzioni la regina, che si è appena affidata a Filippo Inzaghi. Nel caso, difficile battere la concorrenza del club dello Stretto, che garantirebbe la Serie B al fantasista, su cui resta vigile anche la SPAL. E allora il Pescara guarda altrove. Per il ruolo di play pensa ad Andrea Arrigoni, svincolatosi dal Teramo, cui sta dando comunque precedenza. L'esperto centrocampista attende sviluppi dal ricorso al CONI e in caso di ulteriore bocciatura potrebbe rompere gli indugi e il Delfino potrebbe assicurarsi uno dei migliori giocatori nel ruolo in categoria. Sul fronte mezzala il Pescara continua a guardare nella rosa del Cittadella, in stand-by la posizione di Davide Mazzocco. Gli uomini mercato biancazzurri strizzano l'occhio a Simone Icardi, mezzala di gamba, ex Casertana e Virtus Entella. In attacco presto Luigi Cuppone si unirà al gruppo, dove c'è già e lavora l'argentino Facundo Lescano, arrivato dall'Entella. Qualcosa si muove per il reparto dei centrali di difesa. Sebastiani e De Licari riflettono sull'ipotesi di portare in biancazzurro Luca Coccolo, 24enne di proprietà della Juventus e che ha messo insieme appena 11 presenze lo scorso anno in Serie B tra Spalle e Alessandria, mentre torna in auge per l'ennesima volta l'ipotesi di Riccardo Brosco, di proprietà del Vicenza, con cui ha un altro anno di contratto. Per questo reparto non c'è grande urgenza per la presenza in organico di Illanes, Ingrosso e Veroli. Intanto l'amichevole di lusso del 24 luglio potrebbe perdere una sua attrazione. Mario Balotelli sta per lasciare i turchi della Dana Demispor per trasferirsi in Svizzera al Sion. Nel caso, attenzioni indirizzate sul grande ex Birkir Bjarnason, oltre che sul tecnico Vincenzo Montella.